Ciao ragazzi, oggi sono qua per spendere 2 minuti per dare un consiglio e una motivazione a questo consiglio. Ossia, a chiunque piace avere le braccia grosse, i bicipiti grossi sono fighi, la vena sul bicipite è figa, avere le braccia più grosse della testa è figo. Il problema è come faccio a sviluppare i bicipiti a corpo libero? E questa è una domanda molto interessante perché c'è chi fa trazioni, c'è chi si mette a fare qualcosa di irrogionamento e semplicemente le braccia non crescono. Quindi vi giro la domanda in un altro modo: ma come cavolo fanno i ginnasti ad avere i bicipiti così grossi? La risposta è estremamente semplice. Se voi guardate quelli che hanno i bicipiti giganteschi, sono solo gli anellisti, quelli che fanno tendenzialmente un lavoro di specialità agli anelli. E il motivo è molto logico. Durante l'ultimo corso che ho fatto con Carlo Pizzichelli, lui mi ha fatto notare una cosa molto importante. Quali sono i due modi per creare il maggior danno meccanico e ottenere un effetto di stimolazione dell'ipertrofia che non ha uguali? Le eccentriche e le isometriche eseguite al massimo range articolare per un determinato muscolo. Andiamo ad analizzare quello che fanno gli anellisti. Isometrie dove il muscolo è massimamente allungato, la maggior parte delle volte in blocco articolare. Ora andate a pensare ai movimenti specifici. La croce, il bicipite si trova in una posizione di massimo allungamento in blocco articolare e deve mantenere salda la posizione del gomito. Okay, in modo continuativo, in una posizione statica. La rondine, il bicipite deve prevenire, okay, quella che è l'iperestensione del gomito e quindi protegge l'articolazione nella posizione di massimo allungamento isometricamente. Croce verticale, stessa identica cosa. Quindi il segreto dei bicipiti grossi è bisogna fare il lavoro a braccia tese agli anelli. Questo è il segreto, perché c'è una base fisiologica da cui non si scappa, che sono ste maledette isometrie nella posizione in cui il muscolo è massimamente allungato. Il problema dove sta? Che in tutte queste posizioni dove il muscolo è effettivamente massimamente allungato è che sostanzialmente il tendine del bicipite va a proteggere l'articolazione. Quindi o è sufficiente per tenerti preparato oppure salta. Queste sono le due cose. Okay? Il discorso è quindi non è che tutti si possono buttare a fare sto cavolo di benedetto di lavoro agli anelli, non è una cosa per principianti. Quindi il discorso è tutti vorrebbero avere i bicipiti grossi, ma non tutti hanno la pazienza di doversi preparare in modo adeguato prima di andare a poter eseguire tutti quegli esercizi, tutti quei protocolli che ti fanno venire i bicipiti grossi come la faccia, come accade per esempio nel mio caso, che sono più grossi della faccia e questa non è una bella cosa, ok? Quindi questo è il segreto dei ginnasti e dei loro bicipiti e noi lo possiamo tranquillamente trasportare nel lavoro a corpo libero. Ma il problema a cui giriamo intorno, se è sempre lo stesso, sono sufficientemente preparato per andare a eseguire questo lavoro? Punto di domanda.